Benvenuti all'appuntamento di Velluto Notizie, edizione di martedì 1 agosto. Continua l'azione del Comitato a difesa dell'Ospedale di Senigallia e del diritto alla salute dell'Associazione Energie per Senigallia e dell'Unione Nazionale Consumatori delle Marche. Annunciata qualche giorno fa, ecco la petizione con la quale i promotori desiderano sensibilizzare e coinvolgere l'intera cittadinanza sul futuro della sanità del territorio dell'Ospedale di Senigallia. Con questa petizione si chiede che venga revocata ogni decisione o atto amministrativo degli organi competenti contro il depotenziamento e il declassamento dell'ospedale di Senigallia. Ed ora apriamo la pagina della cronaca. Questa mattina alle ore 8.30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti alla Gabella di Montemarciano in via San Benedetto per un incidente stradale. Due autovetture si sono tamponate. Un occupante delle vetture è stato trasportato dal personale del 118 in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nell'incidente, sul posto anche l'eliambulanza. Incidente lunedì pomeriggio lungo la provinciale tra San Lorenzo in Campo e Castelleone di Suasa. Un'auto è stata colpita da un pezzo di metallo staccatosi dal trattore che la precedeva. Nella macchina due donne, madre e figlia di San Lorenzo in Campo. Le condizioni della donna sono apparse gravi, tanto che nel campo vicino è stata fatta atterrare l'eliambulanza che ha trasportato la ferita a torrette. Meno grave la figlia, che è stata portata all'ospedale di Fano. Le condizioni delle due donne dopo i primi accertamenti non sarebbero gravi. Piccolissimi ma già campioni. Chi ha in tasca un mondiale, chi un titolo europeo o una coppa presidente. Sono i talenti delle acque adriatiche ed internazionali, allevati però senza alcun dubbio da un mare marchigiano. Nostri corregionali applauditi in tutto il mondo, come Giorgia Speciale, campionessa con 4 titoli mondiali nel Windsurf Techno Plus 293, Maria Giulia Cicchinè, argento al campionato europeo Under 16. Beh, sicuramente l'italiano l'anno scorso a Muggia, dove ho vinto il titolo italiano, ma anche l'ultima regata, l'ultimo campionato in Belgio qualche giorno fa, che ho fatto terza al mondiale. Ogni volta vincere un titolo, un internazionale, anche che sia italiano, sempre un'emozione unica. Ogni volta per me è una grande emozione, perché se ci si arriva dopo tanti impegni e sacrifici che vengono ricompensati con queste vittorie, che poi alla fine non sono sacrifici, sono delle scelte, perché sono io che scelgo di fare queste cose. Diciamo che ogni volta è un'emozione bellissima. Consiglio assolutamente questo sport, perché è uno sport bellissimo, si sta all'aria aperta, ci sono tantissime persone, amici da tutto il mondo, amici da questo sport. E l'importante è che vi piaccia, perché se ti piace lo fai con passione, con piacere, sennò se non ti piace è meglio che smetti. I prossimi 5 anni sono lunghi ed il prossimo anno sono sicura che proverò a selezionarmi per le Olimpiadi giovanili con la tavola Tecno 293. E poi, finito il prossimo anno, tornerò con l'RSX e sarà l'ultimo anno prima di Tokyo, e vediamo che punto sono a livello assoluto in Italia. Loro e molti altri giovani sportivi marchigiani si sono ritrovati per festeggiare e raccontarsi al Club Nautico di Senigallia lo scorso venerdì 28 luglio. Faccio vela da più o meno quando avevo 8 anni e adesso ne ho 18, quindi circa 10. E ho sempre fatto classi singole dall'Optimist, poi sono entrato in Laser 4.7 e sono andato in Radial 2 anni dopo, finito l'Europeo e il Mondiale del 2015. Europeo che ha avuto anche delle soddisfazioni. Ho concluso terzo Under 18 nella categoria Under 18 nella classe 4.7 e l'Europeo è stato a Gdynia in Polonia. E è un po' la regata più simbolica. Io ho iniziato da piccola, perché ho mio padre che comunque fa ancora vela, e vedere lui che tornava a casa d'inverno con coppe o comunque medaglie mi faceva pensare: potrò farlo anch'io. Posso farlo anch'io. E allora ho iniziato con l'Optimus, comunque la barca dei piccoli. E andando avanti ho scoperto appunto l'Open Beak l'anno scorso a febbraio con il mio allenatore Romolo Emiliani, che mi ha aiutato a crescere e a poter appunto ritornare vincitrice assoluta, quindi anche davanti ai ragazzi in una nazionale. Si moltiplicano con l'estate le segnalazioni di furti, truffe e smarrimenti. Fra le truffe, la preferita dai malviventi pare essere la classica truffa dello specchietto. Lo stratagemma consiste nel colpire una macchina, costringendo l'automobilista a fermarsi per controllare.
Quando il conducente scende, il truffatore entra in azione e spiega di aver subito un danno proprio a causa della guida del conducente, che viene sollecitato, per così dire, a ripagare il danno in realtà già preesistente. Questo è quanto successo a un uomo di Senigallia trovatosi in questa situazione mentre transitava sulla statale Adriatica a sud a Marzocca di Senigallia. Dopo aver spiegato il danno subito, il truffatore ha preteso un pagamento di oltre 200 euro e letteralmente ha accompagnato la vittima della truffa allo sportello Bancomat per prelevare il denaro. Scoperta la truffa, per l'uomo di Senigallia non è rimasto altro che sporgere la denuncia presso il commissariato di polizia. Chiudiamo con il divertimento che prosegue al Summer Jamboree, tutto quasi pronto per il Big Hawaiian Party di domani, mercoledì 2 agosto, torna l'attesissimo appuntamento a piedi nudi sulla sabbia per ballare dal pomeriggio fino a notte fonda. Tra le band live sul palco in spiaggia, The Good Vibrations con l'omaggio ai Beach Boys, l'istrionico Little Tavern and His Crazy Alligators, l'ironia dei Jolly Rockers con Greg e Max Paiella. Concludiamo davvero con il meteo, cielo generalmente sereno al mattino, domani nelle Marche, comparsa di innocue velature e qualche cumulo termico pomeridiano sull'Appennino e a nord. Saranno assenti le precipitazioni, venti deboli sud-occidentali sulla dorsale appenninica e settore settentrionale, brezze marine dai quadranti di Levante sul comparto costiero nelle ore centrali, temperature ancora in aumento con afa diffusa ed opprimente. Ed è davvero tutto, al prossimo appuntamento di domani.